Poi ciao, comunque questa storia secondo me finirà male. Cioè, è insostenibile lavorare così. Stasera non ho preso una multa per poco. Ho troppe responsabilità, non so come devo fare. E la cosa più assurda è che anche solo una settimana per completare quel maledetto libro. Se anche questa volta non do l'esame, mi ammazzano, mi uccidono. Ci voleva solo sto virus. Ma oltretutto, no, dico io, se chiudono, come faccio a pagare la rata, l'affitto del locale? In questi giorni durissimi siamo chiamati a misurarci con immagini, con notizie che ci feriscono, ci lasciano un segno che rimarrà sempre impresso nella nostra memoria, anche quando questo, ci auguriamo presto, sarà finito. La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova. Questi decessi per noi, per i valori con cui siamo cresciuti, per i valori che ancora oggi condividiamo, non sono semplici numeri. Quelle che piangiamo sono persone, sono storie di famiglie che perdono gli affetti più cari. Sono misure severe, ne sono consapevole. Rimanere a casa, rinunciare a radicate abitudini non è affatto facile. Ma non abbiamo alternative. In questo momento dobbiamo resistere, perché solo in questo modo riusciremo a tutelare noi stessi e a tutelare le persone che amiamo. Il nostro sacrificio di rimanere a casa è peraltro minimo se paragonato al sacrificio che stanno compiendo altri Pro? concittadini Mamma? negli ospedali, Sì? nei luoghi No, cruciali per la vita del tutto bene col paese. proprietario di C'è chi casa. rinuncia, chi rischia molto di più. No, sì, Penso stiamo in bene, vabbè, particolare mo ti devo ai lasciare che c'ho da fare. medici, Ciao, ciao, agli infermieri, ma penso anche alle ciao. Cioè, ma forze tu hai capito che dell'ordine, hanno chiuso alle tutto? forze Tutta armate, Italia? Tutto. agli uomini e donne della protezione civile, ai carabinieri, Vabbè, ai allora vigili del chiudiamole quelle fuoco, valigie. agli Tanto quel autotrasportatori, mercenario mica ci ai molla così. lavoratori dei servizi Quello ci sociali. chiede l'affitto pure in quarantena. Sì, e poi dove andiamo? Donne e uomini che non stanno Aspetta, lontano, forse ho ma che un'idea. vivono in questa L'amministratore mi terra aveva accennato una mezza cosa l'altra e volta. Vieni con me. compiono un atto di grande responsabilità verso l'intera nazione. Compiono. Ciao Ali. Come stai? Tutto bene? Senti, ho saputo che stai andando al lavoro e di questi periodi è pericoloso. Ma mica c'hai febbre, raffreddore, tosse, respiro corto? Fammi sapere. Dobbiamo quindi continuare a mantenere alta la soglia dell'attenzione. Lo dobbiamo fare anche
adesso che si avvicina la Pasqua, che siamo ormai prossimi alla Pasqua, lo dobbiamo fare anche per i ponti del 25 aprile, la festa della liberazione, per il primo maggio, il ponte del primo maggio, la festa del lavoro. Francesco, ci sei? Sono tornata. Scusate, mi sono appena connessa, pensavo. Ok, scusate. No Alessia, non ti preoccupare, non disturbi. Guarda, devi semplicemente premere sul link che ti ha inviato la maestra questa mattina, inserire il codice che ti ho inviato io questa mattina ed è fatta. No, non devi impararlo perché tanto domani cambia di nuovo, cambia ogni giorno, quindi è questo quello di oggi, ok? Ciao. Mattia, vieni che è pronto, ho finito. Se arriva prima. Ah, scusate, non ho spento il microfono. Maestra? Certo che parli alla mamma Marina. Sì, figuriamoci. Anzi, grazie del lavoro che state facendo. No, Mattia, quella mutata di ieri. Sì? Sì, le spiego io come entrare nella room, anche in quella del maestro. Ci mancherebbe, ma sì. Allora dopo, maestra. Come? In spagnolo? Thank you.
io quiero entrare nella stanza, all'abitazione. Quindi io quiero entrare. Ah, non si è collegato Ramirez? Strano. Ah no, ma perché quello mi ero dimenticato. Non avevo trovato la mamma. Che ne so dove va quando esce. Ma non si sente? Maestra, si sta scaricando il telefono? Non si sente? È una doccia, mi volevo fare. Per evitare possibili contatti. I negozi di generi alimentari e le farmacie resteranno normalmente aperte nelle consuete fasce orarie, senza subire alcuna restrizione. Quindi si invitano tutti ad evitare affollamenti presso i punti vendita. Chi è in quarantena ha il divieto assoluto di uscire di casa. Chi manifesta sintomi febbrili. Arrivata l'ora di coricarsi, il Gran Visir portò Scheherazade a palazzo e si ritirò dopo averla introdotta nell'appartamento del sultano. Le ordinò di scoprirsi il viso e la trovò così bella che ne rimase incantato. Ma accorgendosi che stava piangendo, gliene chiese il motivo. «Sire», rispose Scheherazade, «ho una sorella che amo teneramente come nessuno riamata». Desidererei che lei passasse la notte in questa camera per vederla e dirle addio ancora una volta. Volete accordarmi la consolazione di darle quest'ultima testimonianza della mia amicizia? Allora Scheherazade disse alla sorella di ascoltare e poi, rivolgendo la parola a Shahriar, cominciò a raccontare così. Sorella, esclamò, se non dormite, vi supplico, mentre aspettiamo l'alba, che spunterà fra poco, di raccontarmi uno di quei bei racconti che voi conoscete. Ahimè, forse sarà l'ultima volta che avrò questo piacere. Scherzi, ma dove ci mettiamo qua? Due pazzi, tu e l'amministratore. Guarda che lo spazio c'è, non è peggio di casa. Se conti che ti piomba addosso quel mercenario. Pronto, mamma? Sì, ho parlato con il proprietario. Sì, è stato così comprensivo. Un pezzo di pane. No, ma che affitto? Non mi ha chiesto niente, in attesa di tempi migliori. Sì, hai ragione, è vero. Bastava parlargli. Avvisa tu la mamma di Franci, per favore, ok? Va bene, ciao. Grazie, lo sai che sono una frana a dire bugie.
Ma capatosta col cibo, però. Di tutto ci siamo portate dietro dal ristorante. Adesso ne abbiamo per un bel po'. Vabbè, così non saremo costrette a uscire per fare la spesa. E il nonnino? È un po' che non lo vediamo. Assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti. Assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali. Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale. Rallentiamo il motore produttivo del paese, ma non lo fermiamo. È una decisione non facile, ma una decisione che ci consente, ci predispone ad affrontare la fase più acuta del contagio. È una decisione che si rende necessaria oggi in particolare per poter contenere quanto più possibile la diffusione dell'epidemia. L'emergenza sanitaria, ma lo avevamo previsto, sta tramutando in piena emergenza economica. Ma a voi tutti dico, lo Stato c'è, lo Stato è qui. Il governo interverrà con misure straordinarie che ci consentiranno di rialzare e ripartire quanto prima, di rialzare la testa e ripartire quanto prima. Mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte come una catena a protezione del bene più importante, la vita. Pronto? Sì, dottore. Pronto? Laura? No, aspè, non ti sento. No, qua sotto non prende, aspè. Forse ho trovato un punto, mi senti? Sì, ok. Ma davvero vi siete arrangiate nei depositi del palazzo? Ma come state? Che ti devo dire? Il proprietario di casa pretendeva per forza l'affitto. Un mercenario, assurdo. E poi quella pazza di Elisabetta ha contattato l'amministratore che ci ha aiutato e ci siamo sistemate qua. E d'altra parte mica potevamo tornare a casa dalle nostre famiglie, come si fa? E io ho portato un sacco di cibo dal ristorante che purtroppo abbiamo dovuto chiudere. Chiudetevi dentro, c'è quel ragazzo nero che va in giro, è moribondo. Sempre il telefono a casa perché
Se si contamina, comunque ti ho preso il disinfettante che uso sempre io, quindi quando vuoi lo lascio fuori la porta così te lo vieni a prendere. No, se non tocca quello, ti avviso io quando metterlo. Hai ragione. No, non lo vedo proprio bene. Ma hai visto che va anche cadendo? Sono terrorizzata. No, Laura. Lorenzo non ha mangiato quasi niente neanche oggi. Ma non può essere colpa tua. Vedrai che è negativo. È sicuramente Ali che ha contagiato sua mamma. Ah, quindi tu dici che può essere stato lui? Sta sempre in giro con quella bicicletta, starnutisce, tossisce. Ma non ti preoccupare. Ma infatti, qualche volta l'ho visto che portava la spesa alla mamma di Lorenzo. No, vabbè, Laura, non possiamo pensare questo. Dobbiamo semplicemente cercare una soluzione. No, Pagnotti viene prima di Zanelli. No, Austin si collega col marito. Mattia, scendi di lì! Sì, lei da casa è il mio ufficio, anche perché, detto francamente, lei di lingua non ci capisce una mazza, quindi sai come viene il colloquio poi. Oh, a proposito di lingue, conosci lo spagnolo? Prof, mi vede? Mi sente almeno? Prof, io volevo fare una domanda sulle inquadrature. Prof, è che ho problemi di connessione qui a casa. Vabbè, chiamiamo la casa. Prof. Senti, ti volevo dire una cosa. Dopo. Il nonnino è in rianimazione. Non si sa se nessuno può andare a trovarlo. La decisione assunta dal governo è quella di chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria. Quelle rinunce che oggi vi sembrano un passo indietro, domani ci consentiranno di prendere la rincorsa e ritornare presto nelle nostre fabbriche, nei nostri uffici, nelle nostre piazze, fra le braccia di parenti, di amici. Stiamo rinunciando alle abitudini più care, lo facciamo perché amiamo l'Italia, ma non rinunciamo al coraggio e alla speranza nel futuro. Uniti ce la faremo. Vieni, sta iniziando. Ciao. Tatiana, ma che c'è la mascherina? Ma non serve, siamo a distanza. Ho capito, ma questo virus è imprevedibile, che ne so. Scusate, possiamo fare presto che ho lezione? Grazie, come al solito. Non è colpa mia. Ragazzi, ma mi sentite, mi vedete? Laura, io ti sento, sì. Laura, vedi, vedo solo invece. Come state, ragazzi? Bene. Ma ci sono dei bambini e non può starci un positivo nel palazzo che se ne va in giro tranquillo. È vero. Ali ci contagia tutti.
È vero. Mattia, non mettere il gatto nel WC. Ma non è che moriremo tutti? Raga, calma. L'unica soluzione è che ci facciamo un tampone. Dobbiamo fare così per forza. Ci togliamo il pensiero. Sì, assolutamente sì. È vero. Salve, dottore. Sì. Meno male che c'eri tu, da sola non l'avrei mai salvato. È vecchissimo, lo leggeva mia sorella. Sì, volevo portarlo in terapia intensiva, ma credo che lo terrò. Comunque stavo aprendo i risultati dei tamponi del nostro condominio. Tutti positivi. No, Ali, no, tu sei l'unico negativo.